C'è anche in collegamento, la saluto, Luca Bianchi, che è il direttore generale della Svimez. La Svimez è l'associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno, che ogni anno presenta i dati sullo sviluppo, appunto, o la regressione del Mezzogiorno, che quest'anno dovrebbe essere, per l'appunto, secondo da quello che ho visto dai suoi dati, una relazione sul regresso del Mezzogiorno. Insomma, saranno presentati questi dati domani qui a Roma alla Camera, e avevamo chiesto di farci i dati salienti di questo, di raccontarci i dati salienti. Qui abbiamo fatto anche dei cartelli. Ecco, abbiamo un cartello sul rischio incremento povertà delle famiglie del Sud. Questo è uno degli elementi più significativi, perché appunto l'effetto dello shock inflazionistico sta impattando più nel Mezzogiorno e nel resto del Paese. Questo dipende dalla composizione dei consumi, cioè le famiglie del Mezzogiorno sono mediamente meno abbienti o più povere, dedicano una quota della loro spesa maggiore a spese alimentari e spese energetiche, che sono quelle che sono esplose nel corso degli ultimi mesi. Questo rischia di riampliare certo, la fascia di povertà, delle famiglie in povertà. Noi abbiamo stimato circa il 2,8% cresceranno. Questo è un tema ovviamente che richiede interventi immediati. Poi abbiamo precarietà e basso reddito, ci sono il numero dei dipendenti a bassa paga nel Sud, sono il 34% dei 0,3 dei dipendenti. Vediamo ancora un altro cartello. Ecco qua, il picco di inflazione su famiglie Sud è quello di cui lei ci ha parlato, no? Sì, esattamente, ma anche il tema sul lavoro povero è un tema strettamente collegato, perché un altro tema che emerge è che aumentano le famiglie in povertà pur avendo una persona occupata al suo interno. Certo. Questo riguarda sia il centro-nord che il mezzogiorno. Questo è il tema dei bassi salari. Questo esatto, non è un tema congiunturale, ma ovviamente è un tema strutturale. Quindi poniamo questi temi al centro, perché crediamo che esatto, siamo anche di fronte a una grande opportunità di ridefinizione delle politiche, no? Ecco, avete visto anche, peraltro, ahimè, i temi di Ischia di oggi. La sta ascoltando. Prego. Peraltro il Presidente Conte, benvenuto Presidente, che sta pazientemente ascoltando tutto questo, però ovviamente credo che il Mezzogiorno sia un tema molto importante politicamente, non solo per tutti ma anche i 5 Stelle. Se potete far sistemare il Presidente Conte mentre finiamo di fare. Poi c'è l'impatto, ecco, il Presidente Conte è proprio perfetto per lei, questo è l'impatto del reddito di cittadinanza sul numero di persone in povertà assoluta nel 2020. Ce lo spiega Bianchi? Sì, è molto semplice, cioè è una stima di quanto ha ridotto il rischio povertà nel corso del 2020 il reddito cittadinanza. Sostanzialmente 1 milione di persone in meno in povertà, di cui 2/3 nel mezzogiorno. I 750.000, peraltro, ahimè, coincide un po' con il dato del rischio di nuova povertà che prevediamo per quest'anno. Però quindi ciò dimostra che almeno nel contrasto alla povertà il reddito di cittadinanza, che ricorda uno strumento europeo, serviva in tutto il Paese, perché poi non è un intervento per il Mezzogiorno, però e poi, è prevalentemente infine, nel Sud. Ecco, abbiamo i numeri contati dei beneficiari del reddito di cittadinanza, immagino che lei, Presidente, ce li abbia già, però nel Mezzogiorno ce ne sono occupabili 495.136, presi in carico 198.000, più o meno 200.000, la metà, poco meno questo della è un tema, metà. Sì. Un po' invece meno, questo è un tema interessante, perché sì, dire occupabili dipende se c'è una domanda di lavoro, dipende se sei in condizione di lavoro, Ale. Quindi certo, diciamo, la definizione di occupabile, se solo il 40% è stato preso in carico dai servizi per l'impiego, certo, il grande tema è questo, cioè possiamo escludere dal reddito di cittadinanza una quota che non ha mai avuto? Sì, il secondo numero credo che però già da solo dimostri molto bene quella che mi pare una forbice che si sta ulteriormente allargando, ma si è già allargata rispetto al centro-nord, e il centro-nord ha di occupabili 165.466 e presi in carico 82.000, quindi sono numeri decisamente inferiori. Va bene, Presidente, io la ringrazio, noi siamo sempre un po' di corsa, grazie però di averci dato questa anticipazione.
E domani, ripeto, l'intero Svimez, la Svimez darà l'intero rapporto alla Camera. Che ora? Alle 10:30 alla Camera. Alla Camera, che uno qui dei nostri colleghi o chi dei curiosi che possa procurare un passi sarà lì. Grazie mille, direttore Bianchi, e siamo Grazie. Qui con Giuseppe Conte. Allora, abbiamo, come dire, l'abbiamo chiamato per un'intervista, poi è successo un po' di tutto, insomma, incluso abbiamo lavorato su Mezzogiorno, perché penso che per lei sia molto interessante, per i 5 Stelle.